Buonasera ragazzi, mi devo liberare anche di questa cosa qui. Io non riesco a prendere in giro le persone, piaccia o non piaccia, ma io su YouTube mi sento bene se dico quello che penso. Può piacere, non può piacere, ma io mi sento bene solo così e mi diverto solo così, anche perché i consensi non sono un ipocrita, mi fanno piacere, ma non sono in cerca di consensi fondamentalmente. E nemmeno sono in cerca di persone che la pensano come me, sono in cerca di divertimento su YouTube e soprattutto sono in cerca di sfogare le mie opinioni. E arrivo subito ad un giocatore che voi sapete benissimo, perché ormai ne siete accorti e l'ho criticato già diverse volte, che io non avrei mai preso all'Inter, anzi, due giocatori non avrei mai preso all'Inter sono quelli di quest'anno, sia Zielinski che Taremi. Ti motivo perché, ripeto, ti può piacere, non ti può piacere, lo rispetto, ma te rispetta me solo per un motivo mi dovresti rispettare, perché non sono qui a prenderti in giro, perché altrimenti ti direi, Rai, non è nulla, ragazzi, succede, cose succedono in preparazione. No, non è vero. Perché io non valuto due gol contro la Pergolettese dove ti marcano a 7 metri e dove hai degli spazi che in un'amichevole serie non hai, pensa in campionato. Allora, questo giochino degli over 30 deve finire perché purtroppo anche l'anno scorso gli over 30 non hanno reso, tranne Sommer, tranne Sommer perché poi Cuadrado, Arnautovic, Cuadrado, Arnautovic, che Klaassen purtroppo hanno fatto fiasco. Zielinski e Marco Arnautovic saranno out per la prima giornata. Il polacco si stima un tempo di recupero di circa 3 settimane e mezzo. Sembra 9 settimane e mezzo, mentre per l'Austria ho circa 2. Amarassi ha senso anche per Taremi, quindi Inzaghi conterà sugli uomini dell'anno scorso. Io ti dico che Zielinski è un giocatore che non ha né la gamba né la forza per fare la mezzala doppia fase. È un giocatore che se te lo osservi lo vedi che ha dei problemi di corsa. Questo non vuol dire che lui non sappia giocare a calcio. Ma se te osservi Zielinski negli ultimi 2 anni, è un giocatore che a livello fisico è in calo drastico e lo dicono anche i tifosi del Napoli. Se avete amici tifosi del Napoli, chiedetegli cosa pensano di Zielinski. Io Zielinski l'ho visto giocare all'Europeo e ha fatto un Europeo da 5 e mezzo. Sono giocatori. Quando un giocatore viene da un anno di inattività, perché Zielinski l'anno scorso ha giocato, non ha giocato molto poco fuori dalla lista Champions. Quando un giocatore viene da un anno di inattività, la prima cosa che viene da dire è bene, si è riposato. Non è così, perché perdi tono muscolare, perdi comunque perdi la maniera di concentrarti, di rimanere concentrato se non giochi mai, perché stacchi la testa quando non giochi. Sai, stai in panchina, perdi tono muscolare, perdi modo di spingere anche in allenamento perché sai che giochi e ti devi far trovare pronto. Sono tanti i meno le cose negative quando non giochi. Idem Taremi. Taremi poi, a differenza di Zielinski, ha 2 anni in più, ha 32 anni e te a me mi puoi dire tutto quello che ti pare. 32 anni per un attaccante sono tanti, perché non trovi Dzeko sempre dietro l'angolo o i Lewandowski. Questi sono fuori classe, cosa che Taremi non è. Taremi è un buon giocatore, Taremi è una buona quarta punta e sembra che l'Inter l'abbia capito che Taremi è una buona quarta punta. Lo stesso Taremi, problemi di carico di preparazione, giocatore che viene da un altro campionato, giocatore che ha un'età troppo avanzata per fare un'operazione da 25 milioni complessiva che comprende gli 8 milioni al procuratore e ingaggio lordo. Sono giocatori datati che purtroppo vengono da un anno di inattività. Sono talmente forti Zielinski e Taremi che avevano offerte solo dall'Arabia Saudita per coprire la richiesta di ingaggio 3-4 milioni. E questo è il risultato. Te li hai presi perché ti dovevano dare una mano ora, soprattutto nella prima fase. Non ce l'hai. E attenzione, saltano tutta la preparazione. E questa è la cosa grave, che saltano il 70% della preparazione. Saltano l'inserimento con i compagni, saltano l'inserimento tattico, perché questi si devono curare palestra, palestra, infermeria, lettino, palestra, palestra, lettino. Taremi non sa una parola di italiano, si deve abituare al cibo, anche lui. Qui i difensori non giocano a briscola come in Portogallo, qui i difensori legnano, non è il calcio portoghese va a 2 all'ora, il calcio italiano va a 3.000, sono due
parametri zero che io non avrei mai preso. L'avevate capito? Allora oggi ve lo voglio dire in maniera molto più esplicita. Sono due operazioni che non mi piacciono per nulla. Giuseppe, perché non ci vai te? No, non ci voglio. Io sono qui a commentare una cosa che non mi piace. E fino a prova contraria, tutti e due fermi. Giuseppe, ma sono cose che succedono. No, non sono cose che succedono. Perché te hai reagito male a dei carichi di lavoro. Ma hai reagito male a dei carichi di lavoro perché tutti e due vengono da un anno di inattività e soprattutto uno è molto su con l'età. E Zielinski, te lo ripeto, parlo a chi ha giocato a calcio. Se lo guardate correre, se lo osservate correre, si vede che ha dei problemi fisici. Che ha dei problemi proprio nella corsa. Non ha una corsa fluida, ha una corsa bloccata. Ed è un giocatore che ha perso tutta la mobilità che aveva fino a 2-3 anni fa. Ma Zielinski 2-3 anni fa. Io devo valutare i calciatori ora, non 2-3 anni fa, perché anche Sensi 4-5 anni fa faceva le bue in terra in Serie A. Ora cammina Sensi. Quindi io spero di no, spero di essere smentito, ma ora sto per dire una cosa forte. Zielinski e Taremi sono due operazioni che rischiano di rispecchiare l'operazione Arnautovic o Quadrado, perché ancora con questi over 30 a fine carriera non sempre ti va bene. Allora io dico, se non punti sui giovani quando non puoi o non vuoi spendere, no? Tanto l'Inter l'ossatura ce l'ha forte, non è una squadretta, ma se non punti sui giovani, che senso ha l'operazione Carboni, 1,5 milioni all'Olympique, poi ritorna contro gli SCA, sembra una supercazzola, tienilo Carboni, no? Fartelo crescere in casa. Anche Kamate, io l'ho visto giocare tante volte prima, in primavera è un fuori categoria, è troppo più forte, tienilo, investiamo, rischiamo qualcosa. Ancora questi bolliti over 30 che tanto ormai il meglio lo hanno dato. Non trovi sempre Mkhitaryan e Dzeko o le sorprese come Acerbi. L'anno scorso gli over 30 hanno fatto tutti flop. Queste due operazioni non mi sono piaciute per nulla. L'ho detto da prima che arrivassero e chi segue il canale lo sa. Giuseppe, ma perché critizzi gli schietaremi? Ecco perché. Intanto non fanno riparazioni. Giuseppe, poteva capitare anche a un ragazzo di 25 anni, intanto è capitato a loro. Sono giocatori usurati. Sono giocatori usurati che ti possono dare una mano sicuramente, che ti daranno una mano, ma a noi ci servivano ora e ora te non ce l'hai, li siamo messi come l'anno scorso. Perché se ti alzi i rischi dai 4 milioni all'anno, sono 8 lordi all'anno. Per 3 anni sono 24 milioni a casa mia, cioè capisci? Si continua a fare queste puttanate e non si punta sui giovani. Bisogna puntare sui giovani e facciamola finita con questi over 30 bolliti. Ciao Inter, ora l'ho detta.